figlio mio che qui non tolleri, prima di partire dammi la mano, prendi questi $200 ed una copia del Corano. La paura non vince cuori miti, puoi usare la tua fantasia, parti sereno per gli Stati Uniti, dove potrai studiare regia. Sam Peckinpah potrà insegnare l'indomabile ed esoterico gnomo, sbagliato e pericoloso rifiutare di riconoscere la natura animale dell'uomo, quanto è perversa la sua fantasia. Bloody Sam di Accadi il mentore, dal crudo realismo alla misoginia, la violenza doveva trasmettere, e quel film sulla guerra d'Algeria che non fu mai realizzato. La legge di Allah è la Sharia, concetto dell'Islam mai spiegato, ma il leone del deserto, capo beduino Omar al-Mukhtar, un duro colpo ha inferto al grido di Allah Akbar. Ma se Sam Peckinpah ricordava Robin Hood, l'America adorava un altro zio Sam. Akkad affrontò l'opposizione di Hollywood, mostrata nei confronti di un film sull'Islam. Maometto, messaggero di Dio, il ponte che potesse colmare il vuoto, quello islamico tra Oriente e Occidente, purché del profeta non vi sia foto. Non Irene Papas, né Anthony Quinn diedero a Mustafa Akkad la gloria. La notte delle streghe di Halloween, un film a basso costo divenuto storia. Mustafa Akkad tutti i sequel produsse, mantenendo i diritti dei fortunati Chuck, almeno fino a quando visse, che passarono poi al figlio Malek. Non è Michael Myers il più forte, non fanno paura mostri in pellicola, è il destino beffa a dare la morte, che gira la scena in maniera ridicola, perché Mustafa è morto in una faida, come nella guerra Islam Mossad, musulmano muore in attentato di Al-Qaeda, l'assurda fine di Mustafa Akkad.